Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Astropic. Io sono Mario e oggi andremo a vedere cos'è la scala di Bortle e perché è così importante per le nostre serate astrofotografiche. Dopo la sigla. La scala di Bortle è stata ideata, come suggerisce il nome, da John Bortle e resa pubblica nel 2001. A cosa serve questa scala? Serve a quantificare il disturbo dato dall'inquinamento luminoso e dall'airglow. Trovate tutti i link a questi termini qui giù nella descrizione del video se volete capire più in dettaglio cosa sono sia l'inquinamento luminoso sia l'airglow. Quindi stavamo dicendo, questa scala quantifica questi due disturbi in relazione a cosa? Alle osservazioni astronomiche. Prima di continuare con la nostra scala di Bortle, ho da pochissimo lanciato il canale Telegram di Astropic, all'interno del quale potete trovare attrezzature in offerta, attrezzatura consigliata, tantissimi gadget che non potete in alcun modo perdervi e di tanto in tanto anche qualche sondaggio. Quindi andate a iscrivervi, trovate benissimo il link qui giù nella descrizione del video. Torniamo alla nostra scala di Bortle. Questa scala è organizzata in 9 livelli, quindi dal primo livello al nono livello, dove il livello numero 1 rappresenta le condizioni di buio, i cieli più bui possibili e rilevabili qui sulla Terra, mentre d'altro canto il livello 9, come avrete ben immaginato, rappresenta invece i cieli più inquinati, i cieli che caratterizzano ad esempio i centri urbani. La grafica che andremo a vedere adesso rappresenta la suddivisione attuata da Bortle. Andiamo a vedere. Ecco, adesso vediamo praticamente la scala di Bortle in tutte le sue 9 classi. Andremo a vedere che ogni classe è caratterizzata anche da una magnitudine limite a occhio nudo, quindi l'oggetto più debole che possiamo osservare ad occhio nudo, e la magnitudine limite invece che possiamo osservare con un telescopio riflettore da 32 centimetri. Quindi adesso vedremo per ogni classe questi due valori. Abbiamo detto magnitudine limite a occhio nudo e magnitudine limite con telescopio riflettore da 32 centimetri. Andiamo da sinistra verso destra, quindi iniziamo con la classe 9, ovvero il cielo di centro città. In questo caso abbiamo una magnitudine limite a occhio nudo di 4,0 e una magnitudine limite attraverso il nostro telescopio di 13. Questo cosa significa? Significa che la luminosità del cielo è davvero molto molto elevata. Andiamo subito alla classe numero 8, ovvero il cielo urbano. Qui abbiamo una magnitudine limite ad occhio nudo di 4,1-4,5 e una magnitudine limite attraverso un telescopio riflettore di 13,5. Anche in questo caso la luminosità del cielo è davvero molto elevata, tanto che si può benissimo leggere un libro. Spostiamoci verso la classe numero 7. La classe numero 7 è praticamente il confine suburbano, oppure un ambiente urbano, o ancora caratterizzato dalla luna piena. In questo caso abbiamo una magnitudine limite a occhio nudo compresa fra i 4,6 e i 5, è una magnitudine limite attraverso un telescopio riflettore di 14. Con questo tipo di cielo la Via Lattea è ancora invisibile praticamente, mentre M31 ed M44 possono ancora essere intraviste, ma solamente intraviste. Ci spostiamo quindi alla classe numero 6. La classe numero 6 rappresenta il cielo suburbano luminoso. È caratterizzato da una magnitudine limite a occhio nudo compresa fra i 5,1 e 5,5, mentre la magnitudine limite attraverso un telescopio riflettore è di 14,5. In queste condizioni la Via Lattea può essere intravista, ma unicamente allo zenith, quindi sopra la nostra testa, per intenderci. Mentre il cielo, entro un'altezza di 35 gradi dall'orizzonte, appare ancora drasticamente contaminato. In queste condizioni M31 è appena visibile a un occhio non allenato. Ci spostiamo subito alla classe numero 5. La classe numero 5 è quella classe che caratterizza il cielo suburbano. La magnitudine limite a occhio nudo è compresa fra i 5,6 e i 6, mentre la magnitudine limite con un telescopio riflettore è
di 15. In questo caso la Via Lattea è debolmente visibile, ma appunto è un sarà un'osservazione molto molto debole, ecco. Si potrebbe notare qualche dettaglio unicamente spostandoci con lo sguardo o con il nostro telescopio verso altezze superiori. Siamo arrivati alla classe numero 4. La classe numero 4 è quella classe che contraddistingue il confine rurale suburbano. In questo caso la magnitudine limite a occhio nudo è compresa fra i 6,1 e i 6,5, mentre la magnitudine limite con un telescopio riflettore è di 15,5. In queste condizioni la Via Lattea in prossimità dell'orizzonte è ben visibile, ma perde i dettagli più fini. M33 è difficilmente individuabile anche tramite la visione distolta. Siamo arrivati alla classe numero 3, ovvero il cielo rurale. In questa classe la magnitudine limite a occhio nudo è compresa fra i 6,6 e i 7, mentre la magnitudine che caratterizza le osservazioni attraverso un telescopio riflettore è di 16. Sotto questo cielo possiamo tranquillamente intravedere evidenze dell'inquinamento luminoso verso l'orizzonte. La Via Lattea è molto ben dettagliata e M15, M4, M5 ed M22 sono visibili. M33 può essere scorta unicamente tramite la visione distolta. Siamo arrivati alla classe numero 2, ovvero il sito con cielo buio tipico. In questa classe abbiamo la magnitudine limite visibile a occhio nudo che è fra i 7,1 e i 7,5, mentre la magnitudine limite che caratterizza le osservazioni con un telescopio riflettore è di 16,5. Sotto questo cielo, in queste condizioni, è debolmente visibile la Air Glow verso l'orizzonte. M33 risulta facilmente visibile a occhio nudo, mentre le strutture delle regioni della Via Lattea sono evidenti in estate. Inoltre abbiamo molti ammassi stellari catalogati da Messier visibili totalmente ad occhio nudo. Siamo arrivati alla prima classe, ovvero il sito con cielo buio eccellente. Infatti in questa classe la magnitudine limite a occhio nudo è compresa fra i 7,6 e gli 8, mentre la magnitudine limite con un telescopio riflettore è di 7,5. Quindi capiamo benissimo che abbiamo dei valori relativamente elevati. Infatti, in queste condizioni abbiamo M33 visibile ad occhio nudo in modo diretto, mentre le regioni della Via Lattea proiettano addirittura l'ombra sul terreno. L'Air Glow è facilmente visibile, mentre Giove e Venere danneggiano addirittura l'adattamento degli occhi al buio. I dintorni sono quasi totalmente invisibili. Da come avrete capito, essere a conoscenza della classe Bortle è fondamentale se abbiamo in mente una qualche trasferta astrofotografica, ma è fondamentale anche per quanto riguarda un eventuale sito fisso che abbiamo a disposizione, come può essere ad esempio il nostro giardino. Ma purtroppo c'è un ma grande quanto una casa di 3 piani. Questo perché? Perché per farla molto breve, in Italia non abbiamo dei cieli ottimi dal punto di vista della classe di Bortle. Questi sono dei dati che potete benissimo reperire attraverso il sito Light Pollution Map. Vi lascio il link ovviamente qui giù nella descrizione del video. Grazie a questo sito voi potete capire quale Bortle, che cielo avete voi ad esempio, oppure è utilissimo se ad esempio volete effettuare una trasferta fotografica, volete andare magari in qualche posto dove non siete mai stati e per evitare di effettuare un viaggio vuoto oppure avere brutte sorprese potete benissimo andare prima a controllare quali condizioni avete. È semplicissimo, basta trovare la vostra posizione oppure la posizione che volete controllare e cliccare. Il sito vi restituirà subito tantissimi dati molto specifici. Bene, grazie mille se avete seguito il video fino a questo punto. Vi ringrazio enormemente anche per tutto il supporto che state dedicando ad Astropic. Ricordate che potete supportare questo come tutti gli altri video, tutti gli altri contenuti semplicemente lasciando tantissimi pollicioni all'insù, commentando, condividendo i video, facendo il passaparola con tutti i vostri amici appassionati di astronomia e astrofotografia, ma cosa più importante di tutte, iscrivetevi al canale, perché è proprio grazie alle vostre iscrizioni che non perderete i contenuti futuri che andrò a pubblicare qui su Astropic e in più aiuterete tantissimo il canale
a crescere. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Telegram di Astropic. Io vi auguro cieli sereni, noi ci vediamo sempre qui sul canale nel prossimo video. Rimanete sintonizzati. Ciao!